Premetto che a me piace l'arte e qualsiasi forma d'espressione della mente umana, ma penso che al momento alla maggior parte degli italiani non freghi assolutamente un cazzo della scala. E se non fosse stato per quell'egocentrico personaggio che ha gridato "Ah, viva l'Italia antifascista!", la maggior parte degli italiani, con tutti i problemi che hanno, non se la sarebbero assolutamente cagata la scala. Detto questo, mia opinione personalissima, grazie alla quale potrei essere definito un troglodita populista, mi trovo d'accordo con Sallusti, che dice: ancora con il fascismo dopo 70 anni, sarebbe stato molto più anticonformista gridare viva la fica! Io sono nervosi, ma quella frase è assolutamente condivisibile. Cioè, chi è che dice viva l'Italia fascista, no, viva l'Italia antifascista, ma, no, ma ci vuole, non ci vuole nessun coraggio, proprio perché il fascismo non c'è più. Sarebbe stato coraggioso urlare viva la gnocca, perché noi non siamo più sotto un regime fascista, ma siamo sotto un regime di politicamente corretto dove è vietato dire viva la gnocca, che è un concetto altrettanto condivisibile rispetto a viva l'Italia antifascista. Ma cosa vi ha preso tutti qua? Ma questa sera, per fortuna che ci sarà Sgarbi che farà un'analisi, diciamo...